Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco, a 2 anni oggi, 14 ottobre, dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano. Ripercorriamo nella nostra copertina le emozioni di quella giornata. E per rendere omaggio al Parroco Santo, 3 giorni di eventi e celebrazioni nella Basilica Pontificia di Santa Croce. Ieri sera la presentazione del libro del giornalista Giuseppe Sbarra, Admirabili Dei, Provvidenzia. Torniamo ad occuparci dell'emergenza sanitaria, cambiano le regole sull'isolamento e cresce la preoccupazione dei medici. Il punto della situazione anche in provincia di Napoli, a Torre del Greco, sospese le lezioni in 5 classi dell'Istituto De Nicola Sasso, aumentano i casi anche a Torre Annunziata e a Castellammare. Sempre a Torre del Greco non manca l'appello di 3 associazioni sportive che evidenziano le difficoltà del momento dovute al Covid, ma sottolineano l'importanza per i giovani di fare sport. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Straordinario che resterà indelebile nella memoria e nel cuore dei cittadini torresi. A 2 anni dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano, la comunità di Torre del Greco ricorda e celebra il Parroco Santo. Riviviamo le emozioni del 14 ottobre 2018, quando in una piazza San Pietro gremita di fedeli giunti da ogni parte del mondo, Papa Francesco dichiarava santo il parroco torrese Vincenzo Romano. Insieme a Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Maria Caterina Casper, Nazaria di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Tutti questi santi, in diversi contesti, hanno tradotto con la vita la parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Le parole del Pontefice nell'omelia di quel giorno. Seguire le orme del Parroco Santo, lavorando quotidianamente alla costruzione di una comunità salda ed unita nei comuni valori, nella condivisa esperienza identitaria. Una comunità che sappia ricostruire, giorno per giorno, come San Vincenzo Romano, le pietre e le coscienze di questo territorio, nell'unico intento di fare bene il bene. È il senso del messaggio che il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, rivolge oggi ai giovani e a tutti i cittadini torresi, nel secondo anniversario della canonizzazione. Questa sera, nella Basilica Pontificia di Santa Croce, nell'ambito della 3 giorni dedicata al Santo, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Padre Corrado Maggioni, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Sarà utilizzato per la prima volta il nuovo formulario della Messa di San Vincenzo Romano, approvato dal Vaticano. Trasmetteva il Vangelo con parole semplici che arrivavano dritte al cuore. Con la presentazione del libro del giornalista Giuseppe Sbarra, Admirabili Dei, Provvidenzia, sulla figura e l'azione pastorale di San Vincenzo Romano, ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce ha preso il via la 3 giorni di eventi e celebrazioni in occasione del secondo anniversario della canonizzazione. Con la presentazione del libro di Giuseppe Sbarra, Admirabili Dei, Provvidenzia, parte questa 3 giorni promossa dalla Chiesa in occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, un'espressione molto cara a San Vincenzo. Sì, infatti, quando si trattò di scrivere l'epigrafe sulla porta centrale della chiesa, sulla porta della parrocchia da lui ricostruita,
San Vincenzo volle incidere nel marmo Admirabili Dei Provvidenza, all'ammirabile provvidenza di Dio. Lui intendeva dire che la nostra parrocchia, la nostra basilica è opera della divina provvidenza. Lui ha sperimentato non solo per le grazie spirituali ricevute, gli incoraggiamenti nel portare avanti i lavori nei quali anche lui lavorava in prima persona, per cui si guadagnò l'appellativo sul campo Luprevede Faticatore, ma anche perché soprattutto ci sono tanti episodi anche di aiuti materiali, no? Quando sono arrivati le travi per il tetto, il miracolo del vino, i soldi sempre disponibili nel cassetto per pagare gli operai. Admirabili Dei Provvidenza. 2 anni fa, il grande evento della canonizzazione a Roma, il 14 ottobre, cosa ricorda e cosa porta con sé di quella giornata? E forse 2 momenti particolarissimi, o 3. Il primo momento, quando in piazza San Pietro fu intonato l'inno di San Vincenzo cantato dal nostro coro. Secondo momento indelebile, l'abbraccio con Papa Francesco, e poi il momento della proclamazione di San Vincenzo. Come continuare questo cammino nel solco del santo? Nel suo solco, hai detto bene. Io quando faccio gli auguri a un sacerdote faccio sempre gli auguri: buon cammino nel solco di San Vincenzo. È il primo a dover camminare nel suo solco, sono io e la nostra parrocchia. I due grandi binari, i due grandi amori di Vincenzo Romano: l'Eucarestia, la Messa, la predicazione della parola, il Rosario, no? Tutta la dimensione spirituale, ma pari pari la dimensione dell'amore al prossimo, la carità. Come nasce questa opera? Questo libro nasce dalla lettura della bolla di Papa Francesco, Misericordiae Vultus, in cui Papa Francesco, in questa bolla, richiama l'attenzione dei padri conciliari sulla necessità di comunicare il Vangelo in modo nuovo, in modo più autentico, in modo che tutti possano essere coinvolti. Queste considerazioni di Papa Francesco mi hanno richiamato immediatamente alla mente quello che fece questo parroco di paese 2 secoli e mezzo prima, che capì che non poteva usare un linguaggio aulico per una popolazione che aveva il 90% di analfabeti, e quindi c'era questa necessità di trasmettere il Vangelo con le parole dell'umiltà, con parole semplici, però che parole che arrivassero al cuore e alla mente dei suoi parrocchiani. Aveva inteso 2 secoli prima quale fosse la necessità e quale fosse il percorso per far giungere il Vangelo agli umili, agli ultimi, a quelli che erano in difficoltà. Questo prete non ha mai perso, non si è mai smarrito negli affanni quotidiani, ha mantenuto fermo la sua barra e la fedeltà al Vangelo. E poi la lungimiranza, l'accortezza per ciò che era la sofferenza del suo popolo, la difesa di quelli che non avevano difesa. Paolo VI nell'omelia lo indica come un precursore della dottrina sociale della Chiesa, quindi una figura veramente ampia, di un profilo profetico eccezionale, a cui va dato il merito che spetta. 2 anni fa, la canonizzazione a Roma, il 14 ottobre, che cosa ricorda di quella giornata? Beh, io di quella giornata ricordo ancora l'emozione di quando sono arrivato a Roma. Stavo entrando proprio sotto il colonnato, si è arrivata la musica e l'inno, è stata un'emozione che non irripetibile della mia vita. Che ancora oggi vediamo nei suoi occhi. È veramente, guardi, è stato, la porto dentro.
È un libro che cade a 2 anni dalla santificazione di Vincenzo Romano, quindi celebriamo questo importante avvenimento che per la città e per il popolo torrese, che è molto legato al beato Vincenzo Romano. È anche l'occasione per tornare su alcuni insegnamenti, su alcuni valori che il Beato ci ha trasmesso e che dovremmo tenere sempre vivi, quindi il valore della solidarietà, il valore dell'accoglienza, i valori della pace, valori che, diciamo, che sono attuali sempre. Precursore della carità sociale, vicino agli umili, agli ultimi, aveva a cuore la spiritualità del suo popolo e stava in mezzo alla gente. Alla presentazione della pubblicazione è intervenuto anche padre Luigi Carillo, curatore della trascrizione dei manoscritti del santo. Propongo per sommi capi il lavoro svolto sui manoscritti di San Vincenzo Romano. È un lavoro durato circa 14 anni, di prossima pubblicazione. Sarà edito il primo volume, quello delle prediche ai sacerdoti. Che cosa ritroviamo in questi manoscritti? Innanzitutto l'uomo Vincenzo Romano che ha cura dell'uomo, ma soprattutto della spiritualità del suo popolo. Della sua azione pastorale, della sua vita, del suo apostolato, qual è il messaggio che oggi può arrivare ancora forte, soprattutto ai giovani? Ai giovani soprattutto un grande senso di responsabilità della loro vita. Cioè quello di prendere in mano la loro vita, di fare delle scelte ponderate, tutte alla luce della parola di Dio. Salgono i contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 6.000 nuovi casi, contro i 4.600 di lunedì. In leggero aumento anche l'incremento delle vittime, 41 in un solo giorno. Rispetto a marzo-aprile, quando il nuovo virus aveva colpito soprattutto la Lombardia e alcune regioni del nord, ora il contagio è presente in tutto il paese, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza. C'è preoccupazione soprattutto negli ospedali, dove cresce il rischio di un crollo alle trincee ospedaliere di marzo. I medici avvertono. Si iniziano a registrare serie criticità a partire dal personale sanitario carente e dalle strutture non idonee. Cambiano le disposizioni sulla durata e la fine dell'isolamento e della quarantena. Il Ministero della Salute ha introdotto una nuova circolare tenendo conto del meeting tenutosi domenica tra l'Organizzazione Mondiale Sanitaria e il Comitato Tecnico Scientifico che, notata la curva dei contagi e le evidenze scientifiche, hanno convenuto introdurre nuove indicazioni. Gli asintomatici positivi al Covid-19 potranno uscire dall'isolamento dopo almeno 10 giorni dalla comparsa del virus, effettuando un test molecolare con risultato negativo. I sintomatici dovranno rispettare le stesse disposizioni eseguendo il test dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Diverse le indicazioni per le persone che sono state a stretto contatto con casi positivi confermati dall'ASL. Questa categoria dovrà rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso. Intanto il Ministero della Salute continua la sua azione per sensibilizzare i cittadini nell'utilizzo dell'app Immuni, che nell'ultima settimana è stata scaricata ben 1,4 milioni di volte. Andiamo molto fieri dell'app Immuni, che ha dietro una revisione positiva della pubblica amministrazione, ha affermato il ministro dell'innovazione Paola Pisano, elogiando la startup Made in Italy. Torna a spaventare la curva dei contagi da Covid nella provincia di Napoli. In Campania ieri si sono registrati 635 casi su 7.720 tamponi effettuati. 4 nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati a Torre del Greco nella giornata di ieri, 3 dei quali in forma asintomatica ed 1 ospedalizzato. Registrate anche altre 3 guarigioni. Lo ha comunicato il centro operativo comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'ASL Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale. Sospese le lezioni in 5 classi dell'Istituto Torrese De Nicola Sasso. Dopo la positività di un docente, la dirigente scolastica ha deciso di prevenire la diffusione del contagio poiché alcuni alunni erano stati a stretto contatto con l'insegnante. Continua nel frattempo l'ulteriore attività di screening dei tamponi già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. 2 nuovi casi di contagio da Covid a Torre Annunziata ieri. Si tratta di una donna e di un uomo rispettivamente di 49 e 24 anni. Entrambi asintomatici, posti in isolamento domiciliare e vigilanza attiva.
registrate anche 6 guarigioni. A Castellammare di Stabia l'ASL ha rilevato 5 nuovi casi positivi al Covid-19, 2 dei quali risultati asintomatici, mentre gli altri presentano sintomi febbrili e si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Il sindaco, vista la situazione dei contagi sul nostro territorio, invito tutti a rispettare rigorosamente le regole. Il nuovo DPCM contiene misure che occorre seguire affinché prima possibile la situazione possa tornare alla normalità. Lo sport non si ferma. Nonostante la crescita dei contagi da Covid-19, le associazioni sportive di Torre del Greco hanno deciso di continuare a promuovere le attività motorie. Stiamo vivendo momenti difficili, abbiamo molte responsabilità, ma i ragazzi non possono non socializzare. Lo sport rimane fondamentale. Periodo di pandemia, ma palestre aperte. Quanto è importante lo sport e quanto è importante continuare a fare sport? È un momento molto particolare, un momento molto difficile. Io credo che noi abbiamo delle responsabilità che chiaramente dobbiamo condividere in questo famoso patto di corresponsabilità fra quello che è la famiglia, quello che è la scuola, quello che siamo noi come associazionismo, per cercare di creare le condizioni perché i ragazzi riprendano una vita di normalità. Con tutti quelli che possono essere poi le situazioni di non assembramento, eccetera. Ma noi abbiamo delle responsabilità, i bambini hanno dei momenti fondamentali di crescita che noi non possiamo perdere e che stiamo invece lasciando così allo sbando. I ragazzi non possono non socializzare, non possono non uscire fuori da quelle che sono le paure nelle quali questa pandemia sta chiudendo questi bambini. Noi abbiamo veramente delle responsabilità e è nostro compito cercare di creare una formazione che ritrovi il modo per questi ragazzi di poter socializzare e poter stare con gli altri bambini della stessa età. Cosa cambia il nuovo DPCM? Cambia qualcosa per quanto riguarda soprattutto le palestre? No, questa è una cosa che noi dobbiamo sottolineare. Una delle cose che il ministro e il governo ha cercato di sottolineare è che appunto si fida delle associazioni sportive che come le nostre stanno mettendo in campo tutte le azioni che sono di prevenzione. Per cui quelle che sono le peculiarità, diciamo, del DPCM sono soltanto relative al sport amatoriale, quindi non allo sport dell'associazione che chiaramente agisce in nome per conto del governo per cercare di fare socialità e quindi ha tutte le misure in atto, quindi si parlava di sport di contatto, si parlava di calcetto, in realtà le associazioni chiaramente con tutte le cautele dovute faranno in modo che i bambini abbiano il minor rischio possibile, quindi continuiamo a credere che i bambini debbano vivere la socialità e quindi insieme alle famiglie, insieme alle associazioni fare un percorso reale di crescita e di formazione insieme. Il governo nel nuovo DPCM ha dato piena fiducia alle associazioni sportive, confidando in una piena applicazione delle rigorose misure di prevenzione finalizzate al contrasto di una nuova curva dei contagi da Covid. Quali sono le misure di prevenzione che vengono utilizzate in tutte le palestre nel rispetto delle regole anticontagio? Beh, tantissime. Dall'ingresso, che chi come me ha il tappetino igienizzante per le scarpe, poi c'è il termoscanner, c'è il tornello per l'ingresso, dopo ci sta anche la misurazione con cognome, nome e tutto. E poi si sale sul tappeto, c'è un altro tappetino igienizzante per i piedi, i ragazzi vanno a igienizzare le mani, tra un tunnel e l'altro ci sono 10 minuti di spazio per poter sanificare il tatami o altre strutture per fare sport. Gli attrezzi che vengono poi sanificati sempre, quindi dal pomeriggio fino alla sera tardi. Poi il giorno dopo si parte dalla mattina con quello generale, oltre che la sanificazione che facciamo una volta al mese di tutti i locali. La cosa più importante è far capire ai genitori che non devono avere paura, perché la stanno trasmettendo ai loro figli. Io incontro ragazzini che venivano in palestra da me e li incontravo prima per strada, mi abbracciavano, adesso hanno quasi paura. Hanno paura, quindi stiamo perdendo, diciamo, certi valori.
Anche le scuole in questo periodo stanno facendo salti mortali per non creare troppa folla in classe, quindi stanno cambiando i loro orari. Come questo cambio di orari va a inficiare sul tempo libero dei ragazzi e quindi anche sulla loro possibilità di prendere parte a sport o a palestre? Noi quest'anno abbiamo visto una notevole riduzione della partecipazione ai nostri corsi di danza. Tra l'altro, fortunatamente abbiamo anche tanti ragazzi che comunque hanno voluto continuare il loro percorso anche professionale come formazione di danza e che però hanno avuto moltissimi problemi relativi anche alla gestione degli orari scolastici. All'interno delle nostre scuole c'è molta sicurezza, ma c'è stata anche tanta voglia di gestire le lezioni in base alla disponibilità che questi ragazzi hanno di poter fare sport. Per esempio, io ho dei miei allievi che in pratica ogni 15 giorni fanno turni pomeridiani scolastici e la nostra scuola si è reinventata con dei turni mattutini oppure per i più grandi con dei turni in serata, in modo che i ragazzi possano andare sia a scuola ma possano comunque continuare un percorso che fa bene alla loro formazione psicologica, fisica. Io, Sandro, Diego, tutti noi siamo un chiaro esempio di come lo sport non può essere veramente un'attività da prendere sotto gamba, perché noi abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro ed è ciò che proviamo a trasmettere a tutti i nostri ragazzi. In più, per tutti quelli che lo vogliono fare per stare bene con se stessi, per stare bene fisicamente e tutto, anche per loro ci deve essere l'opportunità di continuare assolutamente con questa cosa. Quindi vogliamo far capire veramente ai genitori che in questi contesti non bisogna avere paura di portare i propri figli. Ci teniamo alla loro sicurezza, alla nostra, dei nostri collaboratori sportivi, per cui invitiamo e facciamo un appello a tutti voi e speriamo che veramente la paura di questo Covid non fermi genitori e ragazzi nel voler formare i bambini anche e soprattutto nello sport e in tutte le attività anche pomeridiane. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci alla mail redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.